per il Nepal. Questa sera, nella giornata inaugurale di Expo, il nostro approfondimento è dedicato allo spreco alimentare. Ci sono milioni di tonnellate di cibo buttate ogni anno nella spazzatura che invece potrebbero essere riutilizzate, come ci spiega Francesca Altomonte. Un terzo del cibo prodotto nel mondo finisce qui, in un cassonetto. Ed è da questi cassonetti, fuori da un piccolo supermercato romano, che inizia il nostro viaggio nell'universo dello spreco. Ecco cosa contiene il sacco appena buttato. Pane, pane di ogni formato, cibo che potrebbe ancora essere mangiato ma che ha ormai 24 ore e per legge non si può più vendere, quindi si butta. Anche perché le regole per darlo in beneficenza sono così strette da rendere più comodo il cassonetto. Morale, ogni giorno in Italia si buttano 13.000 quintali di pane. Ce ne sarebbe abbastanza per dare un panino al giorno ai 3 milioni di italiani che, secondo l'Istat, non hanno soldi per mangiare. Non proprio briciole. In Italia ogni anno buttiamo 6,6 milioni di tonnellate di alimenti, come cestinare 8 miliardi di euro, che equivalgono a mezzo punto di PIL. Ognuno di noi getta 108 kg di cibo, bruciando così 450 euro a famiglia. La catena dello spreco è lunga. Ci sono la frutta e la verdura che nessuno raccoglie. Più di 1 milione di tonnellate ogni anno, perché capita che a seconda del mercato pagare qualcuno per raccogliere cibo che è stato seminato non sia conveniente e allora si lascia lì. E ogni volta che un alimento si spreca non si bruciano solo soldi, ma pezzi di pianeta, costi nascosti, li chiamano i tecnici. Per esempio, il costo nascosto di un chilo di carne in termini di acqua virtuale, do soltanto questo dato, sono 15.000 litri che abbiamo utilizzato in tutto il processo produttivo. Dietro ogni scaffale di supermercato ricolmo c'è forza lavoro, acqua, kilowatt di energia usata. E ogni mattina, quando si tirano a lucido i reparti, si ripulisce la merce. Solo i prodotti dall'aspetto migliore restano in esposizione, il resto si butta. Solo un fattore estetico, cioè esteticamente non sono vendibili, quindi qualitativamente non sono adatte per la clientela. Quindi e sarebbero le togliamo. State buttate, in teoria? Sì, invece di buttarle, esatto, noi le mettiamo da parte. Questo supermercato bolognese ha stretto un accordo per donare ciò che fino a qualche tempo fa finiva nel cassonetto. La nostra azienda ce l'ha fatto togliere 2 giorni prima della data di scadenza. È un prodotto comunque buono, però lo ritiriamo in modo da poter essere utilizzato. Una volta raccolto il cibo non adatto alla vendita, viene confezionato, registrato e sigillato in maniera sicura a norma di una legge che molti vorrebbero semplificare. In un anno sono stati messi da parte 34.000 euro circa. Gli scatoloni vengono ritirati ogni mattina, da qui viaggiano verso le cucine di una comunità che accoglie persone in difficoltà. Il cibo si organizza, si pensa come cucinarlo e conservarlo, alla fine ci mangiano in tanti. Questo è il pane, ok, che è di oggi, poi melanzane, zucchine. Quanta gente ci mangerà con questa roba? Circa sono 200 persone. Con il cibo finito in questi sacchi pronti da buttare invece non ci mangerà nessuno. Questi sono i resti di una mensa scolastica romana. Questi invece sono stati buttati in un grande ospedale e l'unico a beneficiarne è un gabbiano. Eppure venire a capo della burocrazia si può. Come si fa in questa mensa aziendale dove da 6 anni non si butta più nulla? Ci siamo accorti che circa 40 pasti ogni giorno venivano buttati e abbiamo chiesto al gestore delle mense di fare un progetto che avesse finalità sia ambientali che sociali. Questo cibo fino a qualche anno fa veniva buttato perché per norme di legge i cibi avanzati durante il processo di produzione non devono essere assolutamente riciclati. Piangeva il cuore a buttare il cibo nella spazzatura? Assolutamente sì. Caricati nel rispetto delle norme igieniche, pasta, carne e verdure arrivano ogni giorno all'opera Don Marella, che assiste senza casa stranieri, persone in difficoltà. Fate la spesa o riuscite a usare quasi tutto quello che vi viene donato? No, tutto quello che ci viene donato. Spesa non ne facciamo, poco niente. Ogni tanto ci manca il sale, si fanno 100 pasti al giorno. Qui abbiamo prodotti provenienti da pasticcerie e da forni. Sono prodotti che inevitabilmente verrebbero buttati. Quindi noi ogni giorno andiamo a prelevare questi alimenti e cerchiamo così di salvarli dal cassonetto, sì. Ma il posto in cui sprechiamo di più è casa nostra. Nella vendita si perde il 5% del cibo, nella ristorazione il 14%, nella produzione il 39%, ma il 42% degli alimenti si getta a casa. C'è davvero un anello debole ed è casa nostra, lo spreco domestico. Vale più del doppio di tutti gli altri sprechi messi assieme, sono più di 8 miliardi di euro, quanto gettiamo via ancora buono nella spazzatura.
per visualizzare quanto cibo buttiamo ogni giorno senza rendercene conto nella spazzatura, vediamo che sono 40 grammi di cereali, 54 grammi di verdure, 50 grammi di frutta, poi 54 grammi di carne e 30 di pesce. Tutto questo ogni giorno lo buttiamo. Secondo alcuni studi, il 60% di questo spreco potrebbe essere evitato con la prevenzione e una cultura dell'alimentazione più consapevole. L'obiettivo, focalizzato da una risoluzione del Parlamento europeo, è dimezzare lo spreco entro il 2025. Un'emergenza lampante nei numeri. Nel mondo il 30% del cibo si spreca, per un valore commerciale di 1.000 miliardi di euro e uno spreco complessivo di 2.060 miliardi, più o meno il debito pubblico italiano.